gli dà Foglia, la gara che corre, attenzione, Foglia penetra, palla che passa Moscardelli, lo sbaglia, passa il vantaggio Larezzo. Rimarrà questo l'ultimo gol realizzato da Davide Moscardelli con la maglia dell'Arezzo, penultima giornata di campionato poco prima dell'impresa di Carrara, e la squadra con cui realizza l'ultimo dei 28 gol siglati in campionato con la maglia amaranto era già probabilmente un segno del destino, quel Pisa dove all'età di 38 anni Moscardelli andrà adesso a giocare. Proprio in una stagione dove Nerazzurri aveva realizzato 3 gol, oltre alla rete partita nella gara di ritorno, bisogna considerare la doppietta nella vittoria dell'andata, una delle prime imprese targate Pavanel. Ogni storia, si sa, anche la più bella è destinata a finire, e forse è giusto sia stato anche così. Eppure Moscardelli ha saputo instaurare un legame piuttosto raro con una piazza e con una tifoseria di quelli che non se ne vedono quasi più. E non solo e soltanto per le reti realizzate. Non sarà facile nel prossimo campionato ritrovarsi a cercare quella barba in campo e rimanere attoniti nel non vederla più. Arriveranno altri attaccanti, magari illustri sconosciuti, che diventeranno grandi e sapranno trascinare la squadra come ha saputo fare lui. Il vuoto non sarà facile però da colmare, e quel bagno con la folla nella sera di Piazza Grande forse già in parte ci aveva prospettato quel che sarebbe accaduto. Profumava già di addio.